eccolo qua! Parlavo di lui, Giorgio Montanini! Bentornato a TV Talk! Mi dicevi giustamente che però la parola allontanato dalla TV non è proprio corretta. No, nel senso che non sono stato allontanato per la satira, cioè nel senso che... cioè non per il contenuto in sé, che mi hanno chiamato, voluto, scelto proprio per dire fare quello e poi a un certo punto non... Ecco, però, bene, allora, cioè, ti ributto addosso... Sono editoriale, che la censura è una cosa seria. Però ti ributto addosso una cosa che hai scritto, dopo che hai fatto questa avventura sul web per le Iene, su Facebook, hai scritto però una frase forte. Allora, dici, chiedo scusa, non era per le Iene, era una trasmissione a parte con produzione delle Iene, si chiama Pregiudizio Universale. Certo, però era sul web, sì, no? Sì, ma allora, era in televisione, non era in televisione. Allora, hai scritto su Facebook, sono la puttana della TV borghese bigotta, non resistono dal caricarmi in macchina, mi toccano le cosce. Fanno i viscidi, ma se girano l'angolo e vedono una macchina della polizia, mi scaricano in mezzo alla strada. Roba forte come messa. Vabbè, così. Una bella immagine, cioè, no? È un Ruffini, si capisce cosa vuol dire, no? Sì, no, lo intuisco, credo che ci sia dietro. Insomma, è una cosa. Cioè, uscendo dalla metafora, cosa volevi dire? Prendere coscienza di una cosa, cioè, nel senso che. Come se fossero attratti proprio, perché io ho fatto il comico in prima serata come comico, l'unico comico di Nemo che 3 anni fa avrebbe fatto Brignano, e ho fatto la copertina di Ballarò, ma l'ho fatto per 2 puntate e poi l'hanno chiusa definitivamente. Io mi vanto di aver chiuso la copertina di Ballarò. Anche le grozze, io 2 puntate, però poi sai, hanno anche chiuso Ballarò, quindi sì, poi vabbè, l'anno dopo e non per colpa mia gli è scappata la mano. Meno male che non è la comicità da Colorado, nel senso che cioè, completamente cioè, no nel senso che sì, vai proprio finisci il ragionamento insomma. E quindi mi chiamano sempre, io sono 5 anni che sto sempre in televisione eccetera, però poi a un certo punto è come se scoppiassero. Ma perché fai diverso, ecco, si spaventano, fai diverso da quello che... Ma dico bigotta e borghese perché è ipocrita, bigotta, moralista, ma è borghese, un po' radical chic, che vuole fare questo slancio progressista che però non c'ha. Ma poi fa marci indietro. Ma che non c'ha, proprio non ce l'ha. Non cioè, ce l'ha. Allora, però, credo, allora, no. Vado a Simonelli, noi abbiamo visto da Fola Guzzanti, no? Ecco. Io però mi chiedo una cosa, cioè il problema per la satira in televisione è l'ingerenza alla politica, qualcuno che dall'alto fa la famosa telefonata, oppure il perbenismo intrinseco dentro la macchina della nostra TV? Dunque, l'ingerenza... Qui parlo di tutta la TV italiana. No, l'ingerenza della politica direi di no, forse la politica finalmente ha imparato che quando vuole intervenire sulla satira fa male a se stessa più che alla satira. Noi stiamo ancora parlando di Dario Fo, che ha vinto nel frattempo un premio Nobel, e stiamo ancora rievocando la censura su una canzonissima degli anni certo. 50. No? La stiamo ancora parlando adesso, pensi che è diventato l'editto bulgaro. No? Cioè, la politica ha solo fatto dei guai a se stessa, esatto, quando ha cercato di bloccare. Quanto al perbenismo, io sa che sono convinto che più che il perbenismo sia il permalismo, cioè una televisione che ha talmente elementi di trash, di involontaria comicità, penso a programmi come Il Grande Fratello, penso, su cui poi è difficile che la comicità abbia il suo ruolo veramente trasgressivo, perché se tutto è trasgressione non c'è più nulla che sia trasgressione. Però io capisco che un comico che vuole andare a fondo delle cose poi non possa certo. andarci in televisione in questo marasma. Fammi tornare da Ruffini, perché mi interessa capire una cosa. Primo, se ti sono mai successe cose simili, se vi vengono in mente e fate marcia indietro, se qualcuno, visto che abbiamo detto che siete l'unico programma rimasto. No, abbiamo, ovviamente rispetto a quello che fa Giorgio, noi siamo proprio certo, su un livello molto più blando e cioè, lui ha dei contenuti totalmente diversi di maggiore impegno, noi siamo proprio nella più grande semplicità. Ma se a qualcuno venisse in mente a Colorado Credo che la libertà ci sia, e noi abbiamo Leonardo Manera all'interno della nostra trasmissione, che poi... abbiamo fatto già delle registrazioni, interpreterà un tassista che fa l'uomo della strada, omofobo, razzista, destrorso, e che a volte ha degli slanci in questo senso. Però il nostro è talmente, io sono livornese, un cacciucco, dove quel sapore poi affoga in mezzo a tanti altri sapori che un po' certo, lo edulcorano. Questa certo. è la Senti, cosa. Però non abbiamo evocato, diciamo, l'unico show rimasto, perché poi però c'è un grande one man show in prima serata comico, che è quello di Crozza. Io volevo chiedere una cosa anzitutto a Montanini. Prima abbiamo visto nella nostra antologia, che lo ami molto, però ti chiedo una cosa, abbiamo visto nella nostra antologia come fino a 10-15 anni fa c'erano tanti comici corrosivi anche in televisione, penso ai Guzzanti, almeno 2 su 3, a Benigni, a Luttazzi, cioè non è che dobbiamo tenercelo stretto quel Crozza, cioè è diventata una specie protetta, il comico almeno fa un po' di critica anche politica. No, perché la comicità evolve, e se negli anni 80 c'era Benigni adesso possiamo avere Crozza, cioè nel senso che in America negli anni 80 c'erano Bill Hicks, adesso c'erano Dax Stanhope e Louis C.K. Ormai. Ecco, però, ma io che non li conosco, sono più cattivi, più trasgressivi, no, o meno. Evolve, quindi alcuni tabù vengono rotti, cioè vengono infranti alcuni tabù, e su quelli non ci si torna più.
cioè nel senso che certo, sesso, politica, religione e morte sono le cose più classiche, cioè, ma evolvendo la società evolve la comicità. Ma Crozza ti sembra troppo classico, c'è cioè, troppo legato all'imitazione, cioè, quella Crozza non è un comico satirico, cioè, io non è per dire, però per niente secondo no, te. Cioè, questo è un equivoco che forse è un problema culturale, cioè, la satira è una cosa, Crozza è un one man show, un performer, è più vicino a Fiorello e a Max Giusti che a ma non è un'offesa, cioè lui canta ball, cioè nel senso è... Beh, però prende di mira anche prendere di mira quella le prime file della politica, la no? Differenza tra satira e comicità reazionaria è proprio quella. Cioè la gomitatina al politico, la battutina al politico che lo lascia come lo trova è la comicità di regime, sarebbe stata a suo tempo il giullare di corte. No, Simonelli lo vedo no, dissentire, però cioè, e non è la satira, tutti i pensieri del mondo. No, ho capito benissimo. No, è un'altra cosa. Simonelli? Questi principi sono giusti e sani, però in realtà poi Crozza fa proprio invece della satira. Io sto pensando, non riesco a smettere di ridere da 3 giorni quando penso a Crozza che fa Scalfari, e lì è andato a beccare proprio un tema di stretta attualità e ha imitato politica, in alcuni suoi vezzi, in alcune sue tiritere. Mi sembra che sia proprio satira. L'imitazione, quando viene fatto l'imitazione, è perché è talmente violenta. Quello che si veicola, anche solo attraverso una maschera, tu puoi portarlo. Quindi gli americani, quando fanno le imitazioni, eccetera, satiriche, sono talmente tanto cattivi che se facessero i monologhisti non potrebbero farlo. Allora, però, mentre, cioè, nel senso, Crozza deresponsabilizza il pubblico, cioè nel senso di si vota. Fatemi sentire Ruffini su questo parere, mi interessa come la pensa lui. Le battute sui politici non sono di una satira moderna. Ho capito, è chiarissimo. Credo che si stiano facendo varie differenze di comicità, non sono differenze di merito o di valore, ma sono differenze sostanziali e di genere. Credo che sia evidente però che nell'evoluzione che diceva Giorgio c'è in realtà un'involuzione, cioè pensate cosa potrebbe accadere se io vado al Festival di Sanremo e come faceva Benigni che toccava il pacco a Pippo Baudo, io lo faccio a Carlo Conti. Mi sparano. Cioè, oggi ci sono tutta una serie di cose. Io mi ricordo cose. Che una cosa simile l'hai combinata. Sì, no, ma se non sbaglio, una premiazione di cinema. Questa storia. Quell'episodio? Quell'episodio? Io ho odiato Valerio Mastandrea in quell'episodio. Perché tu stavi in difficoltà, no? Giustamente. Ma io ma attenzione, che forse la gente a casa non se la ricorda. Valerio Mastandrea. La differenza con la satira. Io voglio dire pubblicamente: la satira non è mai contro le vittime. Lui in quel momento era in difficoltà. Valerio Mastandrea si è approfittato di un momento di difficoltà del conduttore, cioè che può capitare, e non è che ha aiutato la trasmissione, cioè ha demolito ulteriormente. Perfetto. Allora, che è una cosa un po' vigliacchella, capito? Però c'è Veronica che ha una domanda per Ruffini, che non so se su questo terreno forse ci porta un'altra parte, forse ci sì, serve. Volevo chiedere a Ruffini se un personaggio come Montanini potrebbe mai avere uno spazio all'interno di Colorado. Sì, lo spazio potrebbe naturalmente averlo, e lui credo che non accetterebbe l'invito perché non è semplicemente... Lo accetteresti o no? Beh, io se faccio la mia comicità vado ovunque, okay, quello, solo che il Colorado fa 2 puntate e poi chiude, cioè, capito, eh? Ah,